Bentrovati sulla notizia.tv. È ancora appeso ad un filo sottile il futuro occupazionale dei 48 dipendenti dell'IGM impegnati a Lentini nel servizio di raccolta e spazzatura dei rifiuti solidi urbani, ai quali è stata notificata la lettera di licenziamento a partire dal 1 febbraio 2015. Il servizio. E ancora appeso ad un filo sottile il futuro occupazionale dei 48 dipendenti dell'IGM impegnati a Lentini nel servizio di raccolta e spazzatura dei rifiuti solidi urbani, ai quali è stata notificata anche la lettera di licenziamento a partire dal 1 febbraio 2015. Per evitare questa disastrosa situazione, l'amministrazione comunale sarà costretta ad affrontare, a partire dal 1 febbraio 2015, una spesa maggiore rispetto a quella pagata sino ad oggi alla IGM, nonostante la situazione fallimentare dell'ente, che impone all'amministrazione comunale di spendere in proporzione alle entrate certe delle tasse pagate dai cittadini. Per mantenere lo stesso livello occupazionale, quindi, il Comune dovrà pagare ogni mese alla IGM la somma di 230.000 euro a fronte delle 165.000 euro accertate dalle entrate. Un comune in dissesto, oltretutto, non può affrontare spese superiori alle entrate certe, per cui è facile immaginare lo scenario che si presenterà per questi lavoratori nei prossimi mesi. Questo scottante argomento è stato affrontato ieri sera anche dal Consiglio Comunale di Lentini e dal dibattito è emerso che le tasse che dovranno pagare i cittadini con il dissesto sono già alte, per cui con questo maggiore aumento della spesa per il servizio della nettezza urbana i cittadini dovranno essere pronti ad un più alto sacrificio. Molto probabilmente l'amministrazione riuscirà a fronteggiare la spesa per il mese di febbraio 2015, ma dopo quale sarà il destino dei 48 lavoratori dell'IGM? Il sindaco Mangiameli ha detto che porterà questa problematica a Roma, ma Roma darà la possibilità ad un comune dissestato di aumentare le spese con il rischio di creare nuovi debiti fuori bilancio? Il sindaco di Paternò, Mauro Mangano, ha firmato un'ordinanza con la quale viene istituito in via sperimentale il doppio senso di circolazione su via Nicolosi, nel tratto compreso fra la via Circunvallazione e la piazza Regina Margherita. Il doppio senso nell'arteria stradale entrerà in vigore a metà della prossima settimana, non appena verrà installata la relativa segnaletica orizzontale e verticale. La sosta veicolare nel tratto di strada interessato viene riconfermato sul lato destro per chi procede verso Piazza Regina Margherita e rimane pertanto in vigore il divieto di fermata sul lato sinistro della carreggiata. Il progetto Icaro 2015 usa la bici in sicurezza, presentato lo scorso 21 gennaio al comune di Ragusa dalla Polizia Stradale, comincia il suo iter formativo nelle scuole della provincia. La campagna, nata dalla triste evidenza di un elevato numero di ciclisti vittime di incidenti stradali, è portata avanti in ambito nazionale dalla Polizia di Stato, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Dipartimento di Psicologia, l'Università Sapienza di Roma, la Fondazione ANIA, il MOIGE, Movimento Italiano Genitori e la Federazione Ciclistica Italiana, si rivolge agli studenti delle scuole primarie e secondarie ed è finalizzata alla promozione e sensibilizzazione della cultura della sicurezza stradale. A tal fine, agenti della Polizia Stradale di Ragusa, appositamente formati presso il centro di addestramento della Polizia di Stato di Spoleto, hanno avviato presso l'Istituto Comprensivo Amore di Pozzallo e l'Istituto Comprensivo Don Milani di Scicli
Nei giorni scorsi il citato corso di formazione è basato su un programma che coinvolge i bambini, i genitori ed i nonni e prevede la compilazione di materiali per la valutazione pre-post intervento. Il corso è incentrato sulla visione di video tutorial che illustrano comportamenti corretti e scorretti e su interviste a personaggi significativi e dal loro rapporto con la bicicletta. È tutto anche per oggi, grazie della cortese attenzione, a risentirci alle prossime edizioni.